Ciao ragazzi, benvenuti al video post partita sulla finale di Champions. Non farò le classiche video pagelle perché mi andrò a concentrare su, diciamo, cosa è successo di saliente pre, durante e dopo la partita. Allora, prima della partita, quello che mi aveva sorpreso era stata l'esclusione di Emre Can. Nel Liverpool e di Bale nel Real Madrid. Perché? Perché Bale veniva da un periodo di forma strepitosa nelle ultime partite, mi sembra che abbia segnato 7 gol, e Emre Can perché a centrocampo nel Liverpool anche con una gamba sola è assolutamente fondamentale. Durante la partita devo dire che ci sono delle cose che non mi hanno convinto. Dal punto di vista arbitrale devo dire che non mi ha convinto il mancato cartellino a Sergio Ramos per l'intervento su Salah, un intervento chiaramente intenzionale, è andato a trattenere il braccio fino a terra per poi rotolare con tutto il peso del suo corpo sopra all'articolazione e al braccio dell'egiziano. È un intervento volontario, pericoloso, intenzionale, che dire, è un cartellino arancione, il classico cartellino arancione, almeno sarebbe dovuto essere giallo. Vi faccio un esempio: quando un attaccante va sull'uscita del portiere e non tira via la gamba e il portiere magari si va a infortunare alla testa, non è l'attaccante che ha voluto spaccare la testa del portiere, ma sicuramente si va a punire sempre l'intenzione di voler formare il gesto violento. In questo caso è più o meno la stessa cosa. Non è che Ramos voleva spezzare il braccio o la spalla di Salah, ma l'intenzione e il gesto violento doveva essere punito. Voglio dire che non lo vado neanche a crocifiggere per un'azione del genere, perché comunque da difensore centrale in una partita così importante ci può assolutamente stare. E il problema è che l'arbitro avrebbe dovuto prendere provvedimenti. Di Salah che dire, quando è uscito Salah, il Liverpool per ammissione dello stesso Klopp si è afflosciato moralmente più che fisicamente, perché andava a perdere il suo uomo simbolo. Per il resto si è vista l'attitudine del Real Madrid di giocare partite del genere, non si è fatto prendere dal panico durante l'assalto iniziale dei Reds, che è stato veemente. Questa è una cosa che è una ricorrenza storica, perché il Liverpool è famoso per avere i primi 20-25 minuti all'arrembaggio, una cosa cultum, diciamo, che ha nel DNA. Nel Liverpool non mi va neanche tanto di colpevolizzare il portiere per i due errori, anche se sono stati decisivi. Perché? Perché un giocatore comunque giovane è stato scelto dall'allenatore che lo ha visto in grado di ricoprire quel ruolo. Semmai la colpa si va a dare eventualmente all'allenatore. Perché? Perché l'errore di un portiere fa parte del suo mestiere. Ovviamente ha inciso in maniera fondamentale, ragazzi, non giriamoci intorno. Speriamo che il ragazzo possa riprendersi. Mi ha dato un po' fastidio il fatto che i suoi compagni non lo siano andati a consolare dopo la partita. È una cosa che non è assolutamente in linea con i valori del Liverpool. Sia tifosi che giocatori nella storia hanno sempre avuto dei grossi valori. Fa parte dell'essere tifosi e giocatori proprio dei Reds, questa statura morale, diciamo. Quindi, che c'è da dire? C'è da dire che, voglio dire, nel primo tempo il Liverpool non ha sfigurato. Come dicevo, dopo l'uscita di Salah c'è stato un contraccolpo psicologico enorme. Il Real Madrid ovviamente ha preso fiducia da un episodio così fondamentale. È entrato un giocatore che, come dicevo, avrei visto tra i titolari, Gareth Bale, che è andato a fare un gol tra i più belli delle finali di Champions, almeno a mia memoria, paragonabile a quello di Zidane contro il Bayer Leverkusen, la volée su cross di Roberto Carlos. Da questo punto di vista c'è da dire che il Real Madrid dovrà andare a fare determinate scelte in sede di mercato, perché un giocatore del genere ovviamente va a richiedere molto più spazio di quello che ha avuto quest'anno.
Un discorso simile va fatto anche per Benzema. Ieri una prova maiuscola, ma non solo la prova di ieri, ultimamente è stato sempre ad altissimi livelli. Un giocatore che a 30 anni potrebbe andare a fare la differenza in qualsiasi squadra del mondo, probabilmente. Stesso discorso per Bale. Passiamo alla dichiarazione post partita, quello che ha il terremoto, che è stata la dichiarazione di Cristiano Ronaldo, che si congeda in qualche modo da Real Madrid. In poche parole, virgolettato, ha detto: ringrazio i tifosi del Real che mi sono stati vicino e sono stati dei momenti bellissimi. Ho passato dei momenti bellissimi al Real. Suona tanto come un addio. Che cosa c'è dietro? Non è sicuramente una questione che ha colto me di sorpresa, perché Ronaldo chiede da mesi un rinnovo che lo porterebbe di nuovo ad essere alla pari. Se non sopra, ai migliori giocatori del mondo. Attualmente, con i suoi 21 milioni e milioni all'anno, è dietro a Messi, che ne percepisce all'incirca 50, ed è dietro, anche a Neymar, che ne percepisce intorno a 37. Che dire, la sua non è una questione economica, strettamente economica, è una questione di prestigio. Lui è l'attuale pallone d'oro. L'attuale miglior marcatore di sempre, sia del Real Madrid che nella Champions League, si sente il migliore, vuole essere gratificato come il migliore per una questione di prestigio, ripeto. Che dire, è un discorso più che plausibile il suo, anche se ha 33 anni e magari è leggermente in calo dal punto di vista fisico, è un giocatore che è comunque decisivo. Probabilmente qui va a cozzare con il personaggio che dovrà un attimo decidere la situazione, un Florentino Perez che ha detto poi nell'intervista post partita, anche post dichiarazione di Ronaldo, che è la squadra che conta, godiamoci il momento, si parlerà dei singoli più in avanti. Florentino Perez è un uomo potente, un uomo dal forte polso, dalla leadership marcata. Non credo che potrà essere preso per la cravatta da Cristiano. Che cosa può succedere? Può succedere che ci sia l'avvicendamento che si parla ormai di cui si parla ormai da tanto, cioè Neymar al Real, che gli permetterebbe di competere settimanalmente in un campionato più allenante, diciamo, dal punto di vista sia mentale che fisico, e per un giocatore giovane come lui. E invece Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain, squadra che potenzialmente può permettersi un ingaggio del genere, una città Parigi che si cuce come un abito firmato e fatto a mano su misura a Cristiano, quindi una città glamour, una città dove lui sarebbe l'idolo indiscusso di una squadra che proverebbe a vincere la prima Champions. Lui ovviamente andrebbe a vincere nel caso la terza Champions League, cioè la Champions League con la terza squadra diversa, andando direttamente nella leggenda. Ci è già, ma andrebbe direttamente nell'Olimpo con i due tra i migliori della storia. Il discorso è questo: io credo che il rinnovo sia molto difficile che arrivi. Credo che le squadre che possono permettersi un ingaggio del genere, un giocatore del genere, siano poche. In Italia nessuna, neanche la Juventus. Ricordo a voi ragazzi che il monte ingaggi va ad impattare e non deve superare il 40% del fatturato. In Inghilterra ci sono Chelsea e le due di Manchester, perché escludo l'Arsenal che non fa certi tipi di operazioni per quanto riguarda soprattutto l'età. Però andrei a togliere il Manchester City dalla corsa per una questione di storia di Ronaldo, che ama il Manchester da sempre, e anche per una questione che il City è allenato da Guardiola, che è stato il rivale numero 1 per quanto riguarda gli allenatori di Cristiano. Il Manchester United potrebbe essere molto più plausibile, ma anche qui ci sono stati degli screzi in passato con Mourinho ai tempi del Real Madrid. In Germania l'unica squadra che potrebbe permettersi un giocatore del genere è il Bayern Monaco, ma non fa operazioni del genere perché comunque è una squadra ricca, sì, ma anche molto virtuosa dal punto di vista economico.
e quindi il cerchio si ristringe. Il Paris Saint-Germain è la squadra che a me sembra più plausibile. Che cosa succede? Succede che è uno scenario di mercato che ovviamente andrebbe a impattare come un terremoto sull'equilibrio del calcio mondiale. C'è da dire che nel Real, ovviamente, l'anno prossimo andranno a chiedere più spazio anche elementi come Asensio, che alla soglia dei 22 anni vuole giocare, vuole avere un ruolo fondamentale. Quindi Cristiano ovviamente ha pensato a tutti questi fattori. Ragazzi, io vi lascio con questo spunto di mercato. Ditemi voi che cosa pensate. Ditemi voi che impressione avete avuto sulla finale di Champions. Aspetto commenti, aspetto condivisioni. Vi ringrazio per seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie. E iscrivetevi al canale YouTube, mi raccomando. Ciao.